Nella storia moderna non ricordiamo altre epidemie diffusesi così in fretta. Fanno inferocite, stanno dando fuoco agli edifici. Le autorità si preparano ad altre rivolte. Stanno verificando incendi. Erano venuto, aveva il volto completamente sfigurato dalle ferite. È stato dichiarato lo stato di emergenza. Il CDC ha isolato l'intera regione centro-occidentale degli Stati Uniti. La dedizione, l'onestà e l'integrità sono questi i reali valori che costituiscono le fondamenta dell'Umbrella Corp. È con questi principi che contribuiamo a costruire un futuro migliore per l'intera umanità. Andiamo via.
Carlos, so che abbiamo iniziato con il piede sbagliato. Grazie. Beh, adesso siamo pari, no? Sei molto più coraggiosa di me. Quello che conta è che ora possiamo portare via tutti dalla città. Sì, sarai al sicuro. E tu no? Ci sono novità. Non partirò con voi. Perché no? Ordini dall'altra. Ma se serve a salvare la città, resto volentieri. Ottimo lavoro. Sei davvero brava come dicono. Vai dentro ora, il treno sta per partire. Carlos, Tyrell, conoscete i vostri ordini. Dovete tornare in città e trovare Nathaniel Bard. Questo viaggio non è di sola andata, vero? Sta tranquilla, quando i civili saranno in salvo, il treno tornerà. Non preoccuparti, tu vai. Non ho nessuna intenzione di morire. Lo so che non puoi stare senza di me. Sì. Dovete trovare questo scienziato. Le sue ricerche sul vaccino potrebbero salvarci. Lo vedi? Stai imparando. La sola cosa che conta è la tua vita. Buona fortuna. Si parte! Non crederei davvero che quella testa d'uomo di Bard sia ancora vivo, vero? Ho buoni motivi per pensarlo. Che c'è? Sei preoccupato per i tuoi compagni? O c'è dell'altro? Come ha fatto il plotone a cadere nell'imboscata di quegli stupidi zombie? Strano che il cancello fosse chiuso. Non è vero? Cos'è stato? Perché questo stronzo non è ancora morto? È tardi! Presto, di qua! Nikolai, che stai facendo? Non è me che vuole. Nikolai! Scendi dal mio treno, bastardo! È passato un po'. A quest'ora il treno sarà fuori città. Come la tua nuova fiamma? No, lei non è il tipo. È assolutamente unica. Ok, occhi aperti adesso, Casanova. Siamo arrivati alla centrale. Lo dici? Perché a me sembra più un cimitero. Tu pensa alla porta. Io ho questo stronzo. Fatti sotto. Lascia
È uno Stars. Potrebbe tornarmi utile. Giuro, non volevo. Qualcuno ha lasciato qui la sua uniforme. Dov'è quello sbirro? Non mi interessa, abbiamo del lavoro da fare. Se le informazioni sono corrette, Bard è nell'ufficio degli Stars. Troviamolo e prendiamolo in custodia. Custodia? Non dovevamo salvarlo. Carlos, dà un'occhiata qui. Ho localizzato l'ufficio degli Stars. Ricorda, Bard conosce molti dei segreti dell'Umbrella. Sa che non lo lasceremo andare facilmente. Quindi ricerca e soccorso è diventato snidare e catturare. Bene, buono a sapersi. Apro la serranda per farti passare. Resta qui e controlla che succede alla centrale. Ti contatto se scopro qualcosa. Ehi, fa attenzione. Certo, anche tu. Ok, volete che stia alla larga? Nessun problema. Zona sempre libera. Che cazzo di porte hanno qui? Ignorale, siamo qui per Bard. Era quella roba. Non sembrava uno zombie. Se l'è squagliata. Ok, diamoci dentro. Mi ricevi? Si aggira una strana presenza qui. Non so cosa sia. Una strana presenza? Ok. Controllo con le telecamere. Sta attento. Thank you.
l'esperienza così. Carlos, l'ufficio si trova poco più avanti. Ricevuto. Lasciamo perdere. Ok, vorrà dire che faremo un bel botto. Oh, porca puttana, perché è bloccato? Sogni d'oro. Sei mia. Vieni da papà.
Carlos, sembra che qui non possa fare più niente. Ti raggiungo. Ricevuto. Presto, presto! Calma, mettetevi in fila! Bard. Oh, grazie a Dio. Hai idea di quanto abbia provato a contattare qualcuno? Tranquillo, la tireremo fuori. Mi dica dove si trova. Sono intrappolato in un fottuto ospedale, circondato da mostri di ogni genere. Senti, manda qui gli Stars, loro sapranno cosa fare. No, negativo. L'RPD è stato invaso. Allora inventati qualcosa. All'Umbrella sono impazziti, ci vogliono tutti morti. Io sono il solo a sapere come creare il vaccino per mettere fine a tutto questo. Quindi o te ne stai lì con il cazzo in mano, o mi mandi qualcuno in grado di tirarmi fuori di qui. Già lo adoro. Non ne dubito. Lo hai sentito? Non possiamo consegnarlo alla compagnia. È Mikhail il capo. Non siamo noi. Provo a trovare la posizione del dottore con il computer. Ci vorrà un po'. Da un'occhiata in giro, vedi se trovi qualcosa di utile.
sì, sono sempre il migliore. Che sia da lezione a tutti i bersagli. È Jill quella in prima fila. Che succede? Deragliato. Ci sono feriti. È Jill. Ah, merda. Aspetta, cosa? Jill! Jill, che succede? Jill, rispondi! Ti devo andare. No problem, penso io a Bard. Senti, dico sul serio, ok? L'ho visto con i miei occhi. Oh, ma ti credo, ragazzo, ti credo. Raccontaci, com'è andata? Coraggio. Ok, beh, lo scorso venerdì sera stavo tornando a casa dal bar e una tizia inizia ad avvicinarsi. Barcollava, capisci? All'inizio pensavo fosse ubriaca. Oh, ehi, ok. Dici onestamente, quanto avevi bevuto? Credimi, mi ero solo fatto un drink. Come no? Dai, ascoltami, ok? Si è avvicinata e ho guardato meglio. Dovevi vederle gli occhi, il naso e tutta la faccia. Sembrava stesse marcendo. Sembrava un cadavere. Un cadavere che cammina, amico. Ti ricorda mia moglie. Non avevo mai visto niente del genere. Da allora non riesco a dormire. Coraggio, calmati, bello. Rilassati. Ehi, devi essere forte. Non farti prendere dal panico, ok? Forse hai ragione. Se vai nel panico vicino a quelli, ti affondano i denti nella carne. Ti ho visto con i miei occhi. Avanti, sul più bello. Devo riposare. Oh, merda! Non c'è nessuno? Che strano. Eh? Sei là? C'è nessuno? C'è qualcosa che non va. Sta bene? Tenga duro. Torno subito. No.
adesso cosa faccio? Sì, ci sono quasi. Mi conosci, me la caverò. Buona idea. Tornerò appena trovo Chris. Va bene, devo andare. Perché tutti si preoccupano tanto? Ma che... E là? Sta fermo! Agente, che succede? Stia indietro, non si avvicini! Non muoverti! O sparo! Oh, merda! Impossibile. Non può essere. Stai bene? Sì, penso di sì. Grazie. Ringraziami dopo, una volta salvi. Porca troia. Succede? Non lo so. Forse alla centrale sapranno dirci qualcosa. Sei un poliziotto? Sì, Leon Kennedy. E tu? Claire. Claire Redfield. Vivi qui? No. Cerco mio fratello. È un poliziotto. Beh, per fortuna ti ho incontrata. Ormai non so più cosa aspettarmi. Thank you.
Attenzione a tutti i cittadini. A causa dell'epidemia in corso, vi invitiamo a rifugiarvi presso la centrale di polizia di Raccoon City. Cibo e medicinali verranno distribuiti a chiunque ne abbia bisogno. Oh mio Dio, non posso crederci. La centrale di polizia è vicina. Ci diranno qualcosa. Sì, ma se fossimo rimasti soli, gli unici sopravvissuti... Qualcuno è sopravvissuto. La città è grande. Non siamo soli. Dovremo camminare da qui. Meglio correre. Sì, buona idea. Sto salto. Leon, torniamo indietro. Ma che... Porca troia. Claire, esci ora! Non riesco! Tieniti forte! Centrale. Ehi là! Non c'è nessuno? Ci deve essere qualcuno.
Devo trovarlo. Cristo. Aprite! Vi prego! Aprite! Aprite questa cazzo di casa! Ti faccio uscire! Aiutami! Vi prego! Dammi la mano! Aiutami! Ti ho preso! Dammi anche l'altra! Resisti! Cristo santo! Sei al sicuro? Per ora. Grazie. Marvin Brann. Leon Kennedy. C'era un altro agente, io non... Alzati. Sono certo che hai fatto del tuo meglio, Leon. Qualcuno sa com'è iniziato? Non ne ho idea. Ma onestamente ti basterà sapere che non si esce vivi da qui se non si fa attenzione. Avrei dovuto cominciare la scorsa settimana, ma hanno rimandato. Se fossi arrivato prima. Ma ora sei qui, Leon. Il resto non conta. Ok, tenente. Pronto. Forse potrai uscire vivo dalla centrale. La gente che hai incontrato, Elliot, credeva di poter fuggire da questo passaggio segreto.
Ma è perfetto. La porterò all'ospedale. No, io non sono una priorità ora. Tenente, io non la lascerò qui. Questo è un ordine, recluta. Devi pensare a salvarti. Verrei con te, ma ti rallenterei. Ora, prendi questo. Non posso prendere. Zitto! E non fare il mio errore. Se incontri uno di quei cosi, con la divisa o meno, tu non esitare. O li ammazzi, o scappi. Chiaro? Sì, signore. Non è così che immaginavo il primo giorno.
Brutto bastardo. Thank you.
Sono sicura che sei già arrivato. Cos'è stato? Thank you.